Il tesoro tracio della città di Letnica. Abitato da traci e con polis greche, il regno degli Odrisi, come scriveva Tucidide, si estendeva da Abdera al Mar Nero fino alla foce del Danubio. All'inizio del V secolo avanti Cristo, l'esercito persiano attraversò il suo territorio e vi stabilì alcune guarnigioni. Proprio esse indussero gli Odrisi a instaurare un'alleanza duratura con i Traci. Il tesoro di Letnica è uno dei primi in cui sono presenti i grifoni. La combinazione fra la forza e la nobiltà del leone e la rapidità e la vista dell'aquila fecero dei grifoni un simbolo perfetto per gli stemmi nobiliari. I più antichi sono stati scoperti nei templi e nei sarcofagi in Egitto. Questo suggerisce che la creatura era considerata uno spirito guardiano. In Bulgaria, statue conservate di grifoni possono essere viste nelle arcate del ponte di Koljuficeto sul fiume Jantra. I reperti rinvenuti ci narrano della religione e dell'arte marziale dell'antica Tracia. Il cavaliere Tracio è una divinità o un eroe, spesso chiamato semplicemente Heros, e adorato in molti templi di epoca romana. La sua immagine si trova su svariati manufatti, ma si riferisce sempre all'ideologia regale o ai culti e misteri traci. È tradizionalmente raffigurato in scene di caccia fra animali reali o mitici e dei e dee. L'iconografia di questo personaggio subisce degli sviluppi e continua a vivere nell'arte cristiana, dove, come cavalieri guerrieri, sono raffigurati San Giorgio Vincitore e San Demetrio. Su 15 delle applicazioni facenti parte del tesoro, il personaggio principale è una dea dalla lunga veste che accarezza degli animali, mentre su altre 8 figurano dei cavalieri armati di lance. Si presume che le dee raffigurate siano Demetra e Core, mentre gli animali accanto a loro simboleggiano Zeus. I cavalieri pure potrebbero essere Zeus o Dioniso. Per la prima volta si notano anche dei motivi sciti in un tesoro tracio. Famosi per le loro abilità di arcieri e organizzati in tribù a cavallo, gli sciti venivano arruolati come mercenari dalle popolazioni limitrofe. Alcuni studiosi suppongono che le donne guerriere scite siano state all'origine dell'antico mito greco delle Amazzoni. Il tesoro originale è conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Sofia.